Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV. Oggi sono un po' malinconica perché è l'ultimo lunedì che trascorriamo insieme e questo è, pensate, il 160esimo appuntamento, la 32esima settimana che voi siete stati assieme a me di Diffusion. Ma i saluti li faremo a fine settimana, iniziamo come ogni lunedì da 160 puntate a questa parte. Il lunedì, voi lo sapete, lo dedichiamo alla musica, quindi lasciamo spazio all'ospite di Valentina di questa puntata. Lei si chiama Giusy Falbo ed è scatenatissima. Buon lunedì a tutti e bentrovati ad una nuova puntata dedicata interamente alla musica. Questa settimana saremo in compagnia di una ragazza molto giovane che, pensate, già dall'età di 6 anni si vergognava della sua voce perché la definiva strana. Solo grazie al suo papà ha capito che quello che lei pensava essere un difetto in realtà era un pregio che la contraddistingueva dalle altre voci del panorama musicale nazionale. Da quel momento ha iniziato a fare della sua passione per la musica un vero e proprio stile di vita. Cari telespettatori, ho il piacere di presentarvi Giusy Falbo. Ciao. Ciao Giusy, benvenuta nei nostri Grazie. Studi. Allora, come ogni artista che si rispetti, la tua carriera inizia quando avevi 6 anni, inizi a partecipare a vari concorsi canori, classificandoti tra le prime posizioni. Però la tua passione per la musica, quando e dove nasce? Diciamo che è merito della mia famiglia. Ho la fortuna di essere figlia e nipote d'arte, quindi Perfetto. Ho prima iniziato mio padre, poi ha proseguito mio nonno, che lui è comunque insegnante, compositore, autore, quindi ho avuto questa musica 24 ore su 24 da quando ero piccolina. Quindi era impossibile che tu, sì, insomma, non ti dedicassi. Sono stata fortunata, io mi reputo abbastanza fortunata. Bene. La prima canzone che ci fai sentire qual è? Appunto, parlando di origine, ho scelto La città è Pollicinella. Perché tu, allora, nasci a Roma. Io nasco a Roma. Spieghiamo un po' il tuo girovagare per l'Italia. I miei genitori però sono originari calabresi e quindi siamo ritornati in Calabria quando avevo 6-7 anni. Dopodiché sono rimasta lì fino a 18, poi mi sono trasferita a Bologna. E adesso stai fissa. Vivo a Bologna. A Bologna. Sì. Ok, allora sentiamo la canzone e poi torno dopo, eh. Ok. Okay. Dico, sulla teca si un amico e te porto po' quartiera addo sole non se vede, ma se vede tutto il riesco e si arrabbano e finesse e capisci com'è bella la città è Pollicinella. Com'è bella, com'è bella la città è Pollicinella. Com'è bella, com'è bella la città è Pollicinella. Mi dispiace sulla menta, che l'orgoglio di sta gente se mortifica ogni giorno per una manica di diente, che non tenano a coscienza, che non tenano rispetto, come fanno a piglia sonno quando è sera. Rintoglietto, 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 quando è sera. Rintoglietto, 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 quando è sera. Rintoglietto, te porto a Margellino, sempre che non tiene fretta, verso 5 da mattina, quando traffico permetto, che per me sto tutte cose, non perché tieno diritto, ma perché so sempre fatto, è soltanto per ti spietto, per ti spietto, per ti spietto, è soltanto per ti spietto, per ti spietto, per ti spietto, è soltanto per ti spietto. Mi dispiace sulla menta, che l'orgoglio di sta gente se mortifica ogni giorno e non c'è tenimo scuorno, che nessuno può far niente, c'è su gamma caramella, com'è duce, com'è bella, a città è Pollicinella. Com'è duce, com'è bella, a città è Pollicinella. Com'è duce, com'è bella, a città è Pollicinella. Ha ha! Ha ha! Ha ha!
luce com'è bella, a città e pulla genella, com'è duce, com'è bella, a città e pulla genella. Io che sono musicante e mi sento fortunato, canto e solo sono e canto che sta bella serenata, perché mi sono innamorato, perché forse c'è sono nato, ma morito com'è bella, a città e pulla genella. 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 Che grinta, altro che voce strana, è una voce fantastica che ti coinvolge. Poi ho anche origini meridionali, quindi insomma questa canzone l'ho apprezzata tantissimo. Allora, tu hai partecipato a moltissimi concorsi canori, riscuotendo sempre il successo della critica. Ricordiamo che l'anno scorso la nostra Giusy è arrivata fra i 15 finalisti della sezione pop rock del Festival delle Arti di Andrea Mingardi. Prima, dietro le quinte, mi hai detto che adori comporre brani. Sì. Proprio per la voglia di comunicare agli altri. Qual è il tema delle tue canzoni? Insomma, c'è un tema autobiografico oppure è tutto frutto della fantasia? No, direi che la linea guida sono i sentimenti, quello che vivi, le emozioni. Non si tratta del solito cuore solo amore, questo ci tengo a precisarlo. Sì. Quindi però dipende un po' da come ti senti. Sì, può essere una tristezza che magari ti fa pensare a qualcosa, immaginare, e allora lì scatta la scintilla e cominci a scrivere. E quando è il periodo magari della giornata in cui ti riesce meglio? Non c'è, la mattina dormo di solito quando non ho da fare, quindi sì. La mattina non di sicuro, però. Magari quando ti viene l'ispirazione ti siedi a tavolino e inizi a buttare giù. Dove capita, un foglio, una penna. La tua seconda canzone? La mia seconda canzone è It's Raining Men. Ah, quella di Jerry Halliwell? Sì. Ok, allora ritorno dopo. We had a news for you. You better listen. Go with it. You think it's rising, but romance came along. According to assassins, the streets to place you go. Cause tonight for the first time, just about a help us here. For the first time gonna sound rainy man. It's raining man. Hallelujah. It's raining man. Amen. It's raining man. Hallelujah. It's raining man. Amen. Woo! You know we're spicy, but Robin's got along. Assassins, the streets, the place you go. Cause tonight for the first time, just about a half I say, for the first time in history, it's gonna sound rainy man. Yeah, sweetie man. Hallelujah, yeah, sweetie man. I'm gonna go out, I'm gonna let myself get absolutely soaking wet. It's raining man, hallelujah, it's raining man. Every special man, tall, long, dark and lean, rock and tongue is strong and lean. She took on her ever as she did.
Complimenti Giusy, spruzzi musica da tutti i pori, veramente. Grazie. Brava. Ritornando a noi, la tua passione per la musica ti ha fatto compagnia anche il giorno della tua laurea, perché tu sei laureata in scienze politiche e la tua tesi l'hai intitolata I suoni della politica. Spiegaci un po' il ruolo della musica in questo tuo lavoro di tesi. Allora, c'è da premettere che ero nel pallone, cioè giorno di decidere l'argomento di tesi ero, ho detto qual è la cosa che mi piace di più, che non posso fare a meno, quindi parlando, cioè l'esame parlava praticamente di cos'è che la politica nella vita. Sì. E quindi la musica ha avuto un ruolo anche in quello, quindi dal nazismo, fascismo, io sono andata a ricercare tutto quello che è successo in contemporanea, come è stata utilizzata la musica proprio come strumento politico, e l'ho portata avanti fino alla canzone di protesta. E beh, deve essere stato sicuramente sì, un lavoro interessante, mondo, sì. E anche originale, insomma, perché sì, sì. Credo che non nessuno... No, anche il mio prof era un po'... Era un pochino scettico, sì. Però immagino che sia stato soddisfatto sì. Alla fine. Dicevi che tu abiti a Bologna e raccontaci un po' che cosa fai, come si svolgono le tue giornate. Oddio, io sto prendendo una seconda laurea perché non si smette mai di studiare. Sì, ho letto, infatti. Vorrei diventare insegnante sia di canto che a scuola. Mm-hmm. E allora sto studiando scienze della formazione primaria, quindi molto tempo lo passo a lì. A studiare. Tra laboratori, tirocinio, università, esami. E sei abbastanza impegnata. Poi ho un corso di propedeutica presso l'associazione Musicati. Sì. Saluto, posso sì, salutare sì, certo, certo. Gloria Bonaveri e Alessandro Margozzi che mi hanno dato questa grandissima opportunità. Poi hai anche partecipato al talent, al concorso The Talent. Sì. Quando hai partecipato? Alla data del Centro Borgo, adesso non ricordo bene, tipo il 13. Infatti la scorsa 14. Settimana abbiamo avuto un altro tuo collega. Sì. E la terza canzone qual è? La terza canzone è... la mia canzone, me la sono ricordata. Il tuo cavallo di battaglia? Io adoro il musical, no, il grande sogno nel cassetto era quello di andare a Broadway, però rimane il grande sogno. Però dai, comunque canti qui oggi e poi chissà, non si sa mai nella vita. Allora diciamo che è stata la canzone portafortuna della Streisand, magari può essere anche la mia. Beh, speriamo. Tratta da Funny Girl, Don't Rain on My Parade. Ok, a dopo. Bother, don't bring out of the cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to someone take a spell on me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I march my band out, I beat my drum, and if I found out you'd sort of bad, sir. Unless I didn't fake it at sir, I guess I didn't make it. But whether on the roads or shoot perfection, the freaking on the nose, the light convention, the Cinderella shining apple of its eyes, I gotta fly once, I gotta drive once only, can die once, why sir? Oh life, you just, you just ain't your team. You gotta have my bite, sir. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march my heart to drama. Don't bring out on the cloud to rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I'm no how. Won't roll for the won't shit bang. Won't throw the bear, we go play. Hide on the target and web. One show, one gun, show them. Bam! Hey, hey. What? Here I
sure, I guess I didn't make it. Get ready for me love, cause I'm a gamer. I simply gotta march my house to drama. No, nobody, no, nobody else. Oh, no. Veramente complimenti, sei bravissima. Grazie. E per quanto riguarda i tuoi progetti futuri, invece, che cosa ci riserverai? Diciamo, da poco abbiamo messo su un gruppo, facciamo rock, quindi io sono felicissima, così mi scarico. E sì. Poi ho anche un trio vocale che lavora in armonizzazione, quindi lì il percorso è un po' più lento, però mi piace perché poi i frutti sono belli. Eh sì, dai. Allora, io ti faccio tantissimi in bocca al lupo per il tuo futuro, sia da cantante, ma anche per il tuo futuro professionale, perché appunto, come hai detto prima, ti sei riscritta all'università, precisamente alla facoltà di scienze della formazione primaria. Io saluto i telespettatori, però li lascio in compagnia del tuo ultimo pezzo che si chiama Angel di Sarah McLachlan. Ok, quindi io e Giusy vi salutiamo e noi ci vediamo sempre qui su DTV. Ciao!
E allora complimenti a Giusy Falbo, grazie a lei e grazie a Valentina che è stata con noi per tutto questo anno qui a Diffusion. L'appuntamento con lei sicuramente sarà per il prossimo anno, con voi invece già domani. Domani martedì, puntata dedicata alla legalità e ai vostri diritti con Paola Assini e i suoi ospiti avvocati che risponderanno alle vostre domande. Non mancate, ciao!